venerdì e ben ritrovati alla rubrica Cinema News anche per questa settimana, che vi racconterà le ultime novità. Partiamo subito con una delle notizie che ha fatto il giro del web in pochissime ore, ovvero che la AMBI Pictures ha acquistato i diritti per creare un remake di Memento. Memento è uno dei film più importanti di Christopher Nolan, con Guy Pearce come protagonista, uno dei film che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e anche uno dei suoi più riusciti. Infatti viene considerato tra i migliori film del decennio. Addirittura Andrea Iervolino ha dichiarato che molti hanno bisogno di vederlo più di una volta, pur avendolo visto anche altre 10. È uno dei film più misteriosi della filmografia del grande regista, meglio conosciuto per la trilogia di Batman, per The Prestige e Interstellar. Stando a Variety, il sito che ha confermato la notizia, la casa di produzione avrebbe acquistato i diritti di Memento a settembre, quindi ci aspetteremo novità nei prossimi mesi per quanto riguarda la produzione. Nonostante i risultati non siano paragonabili a quelli di Skyfall, che ha preceduto Spectre nella saga di 007, il pubblico affezionato alle sue avventure sembra ben disposto nei confronti di un nuovo film, diretto da Sam Mendes. Un'opinione molto significativa è arrivata da uno 007 d'eccezione, ovvero Pierce Brosnan, che ha parlato a lungo del film, criticandone alcuni aspetti ed elogiandone invece degli altri. Pierce Brosnan ha infatti apprezzato l'interpretazione del collega Daniel Craig, anche se ha dichiarato che il film secondo lui era un po' troppo lungo e la storia era un po' debole e poteva anche essere condensata. Pierce Brosnan si è anche espresso riguardo al futuro di Daniel Craig e al futuro di 007, dicendo che bisogna lasciare a Daniel Craig un po' di tempo tra uno 007 e l'altro per decomprimere il personaggio, e che sicuramente tra un anno anche lui magari avrà voglia di farne un altro. Alla fine, a spuntarla per Baywatch è stata Alexandra Daddario. The Wrap ha infatti confermato che sarà l'attrice, la protagonista femminile del remake cinematografico del famoso telefilm Baywatch, che si riunirà con Dwayne Johnson, alias The Rock, con il quale aveva già lavorato nel disaster movie San Andreas. Nella pellicola, The Rock è un bagnino che dovrà stringere un'alleanza con uno più giovane, a cui darà il volto Zac Efron, per salvare la spiaggia da un disastro. Il mondo della moda è sicuramente cambiato da quando Ben Stiller e Owen Wilson hanno calcato il palcoscenico di Zoolander. Quindi cosa ci aspetterà nel prossimo film? Finalmente lo possiamo vedere grazie al nuovo trailer di Zoolander 2, in cui oltre a Ben Stiller nuovamente alla regia e protagonista, troveremo Owen Wilson e attori del calibro di Penelope Cruz, Kristen Wiig e Cyrus Arnold, oltre alle apparizioni speciali di attori quali Will Ferrell, Fred Armisen, Justin Bieber, Kim Kardashian, Ariana Grande e molti altri volti noti dello show business. Tra i vari live action in programmazione per la Disney c'è anche quello dedicato al Mago Merlino, un grande protagonista della Spada nella Roccia. È stato dichiarato in questi giorni che per quanto riguarda la sceneggiatura ad occuparsene sarà Philippa Boyens, premio Oscar con Peter Jackson e Fran Walsh per Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Sarà lei quindi a curare la sceneggiatura del live action e a quanto pare ne verrà fatto un franchise, visto che nel soggetto il giovane mago avrà a che fare con una storia molto più grande di lui, nella quale ci sarà in gioco la magia del mondo e la vicenda sarà ispirata ai libri di T.A. Barron. L'idea sembra quindi quella di voler costruire una saga e sembra proprio questo l'obiettivo per il quale la scelta di Philip Boyens non sarebbe assolutamente casuale. Vedremo quindi se la Disney avrà intenzione di creare un'altra saga con protagonista Mago Merlino. Per quanto riguarda invece i film della settimana, questa settimana possiamo consigliarvene due. Il primo è Mr. Holmes, con protagonista Ian McKellen, presentato alla stampa al Festival di Berlino. Il film fa luce su uno degli aspetti meno raccontati del detective privato più celebre del mondo, nato dalla penna di Arthur Conan Doyle, ovvero la sua vecchiaia, in cui un Mr. Holmes, ormai ritirato dal suo lavoro, racconta i suoi casi più celebri al giovane figlio della sua governante, interpretata da Laura Linney. Il film, attesissimo grazie anche alla performance di Ian McKellen, non delude le aspettative e si dimostra un titolo molto interessante, dalla straordinaria potenza visiva e dalla realizzazione molto british. Il secondo film della settimana è invece sicuramente Hunger Games, Il Canto della Rivolta, parte 2, il film con protagonista del premio Oscar Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Finalmente siamo arrivati al capitolo conclusivo della saga distopica creata da Susan Collins, grazie a questo quarto capitolo, sempre più action e meno romance, in cui Jennifer Lawrence finalmente arriverà allo scontro finale con Panem, con il Distretto 13 e con il Presidente Snow. Per questa settimana è tutto, vi aspettiamo alla prossima con Avriai Cinema News.